Salve ragazzi, benvenuti alla settima guida. Adesso ci dovrebbe essere il continuo della storia, però noi siccome non siamo molto, molto forti, quindi direi che sia meglio salire di livello. Quindi meglio fare qualche missione mentre andiamo in qualche dungeon. Ah no, forse non Monte Crespo. Presto. Soccorri Shellos. Missione di Pocci ci dà ricompensa 200. Direi di accettarla. 200 di qua. All'ottavo piano. Aiutami a trovare un Pokémon. Che ci darà 200. Un Pokémon manca all'appello. Gomma bianca più non si sa cosa. Adesso vediamo la bacheca dei ricercati. C'è nella grotta marina un Tsingling feroce. Feroce. Attenzione. Quindi attiviamo le missioni. Sto dimenticando. Quella è la riva paludosa, la lasciamo. Poi in caso la cancelleremo andando in missione di livello D. Andiamo come solito in piazza a posare le nostre cose e poi andremo. La depositeremo tutto, la maggior parte delle cose. Ok, possiamo andare. Allora, abbiamo detto che era Monte Crespo. Qui ci sono anche Pokémon che danno più esperienza. Quindi dovremmo salire abbastanza velocemente. Però c'è come al solito il Doduo che scapperà. Ma noi lo uccidiamo prima. Una grave. Un Geosasso. Va bene, sì. Già lo sappiamo come funzionano. Lo stesso modo degli altri. Ecco, Lucario livello 11. Vuole imparare una nuova mossa. Vediamo che mossa è. Palmo forza. Wow. Caso danno all'obiettivo, può anche procurargli lo stato di paralisi, che lo rende lento e incapace di agire. Informazioni dettagliate. Precisione. Potenza. Potenza 5 stelle, precisione 6 stelle. Beh, se vediamo morso. Precisione 3, 6, 7 stelle, potenza 4 stelle. Attacco rapido, vediamo come 3 potenza, va bene, dai. Leveremo resistenza. Sì. Va bene, palmo forza. Molto forte come mossa. L'assegniamo. Poi quando se riuscirò a imparare forza sfera, spero un giorno. Palmo forza, ai, nullo. Semestrabico, abbiamo detto che mi sembra che confonde. Ah, abbiamo sbagliato strada. Non è molto efficace, ma lo uccide in un colpo, va bene. Adesso noi faremo soltanto le missioni, cioè cercherò di sbrigarmi il più velocemente possibile. Anche Charmander arriva a livello 11.
Non impara nessuna mossa. Poi quando Charmander impara la lanciafiamme, lanciafiamme arriva a qualsiasi distanza. Molto, molto bello. Andiamo Geodude quando gli levo 63. Super efficace. Trovata la stanza. Mi scoccia a battere Doduo. Anche se credo che con un colpo lo dovrei uccidere. No, secondo me è di là. No. Ok, siamo senza HP. Siamo, cioè, non senza, ma con pochi. Visil Max, soldi. Ancora non abbiamo trovato nemmeno una missione, ce n'erano 4. Vediamo se troviamo quella sfera. Telesfera. Boh, può essere. Bocca frago la lascio a terra, non mi serve. Ancora nessun piano, c'è una missione. Che bello. Ah, fortuna che c'è Charmander. Ah, dimenticavo, se uccidete i Pokémon con le mosse, con le mosse prendete più esperienza. Prendete il doppio, mi sembra. Se invece lo uccidete con attacchi semplici, prendete molto di meno. Su questo piano abbiamo una missione da svolgere. La mossa segnata non ha più PP. Torniamo al vecchio morso. Leva di Spinarak. Eccolo. Adesso ci dirà di uscire dal dungeon pure noi, ma noi diremo no, e vorremmo continuare. Qua c'è un'altra missione da svolgere. Ecco. Shellos. Erano 4 le missioni, 2 le abbiamo fatte. Vabbè, Doduo. Non lo sopporto. Siamo lenti. Otto, abbiamo un'altra missione da svolgere. Dal dungeon una gomma arancia. Dovrò vedere qual era quella per i tipi lotta. Non mi ricordo. Ora la vediamo.
Ok, qui dovrebbe esserci l'ultimo. Che cosa? Attacco d'ala. Dai, tentenna. Non tentenna più. Ok, abbiamo trovato l'ultimo. Sì. Questa guida è arrivata al termine. Nella prossima guida dovrei continuare però la storia adesso. Alla prossima. Ciao ciao.